Facciamo finta che tu fossi allenatore, okay. Facciamo finta così. Ti senti la tua espressività, la condividi più con un modulo diverso quello di prima o con questo 4-3-3? Se vuoi rispondere e farlo sincero, ma tu come la vedi? Perché sei uno guidato. Questa piazza ha tanta stima in questo gruppo, in questa rosa di calciatori, lo sapete. Se vuoi rispondere. Perdonami, la domanda è riferita a me personalmente o a tutta la squadra? No, a te personalmente, che guardi e come ti senti, secondo le tue, quello che vuoi esprimere come calciatore, ti senti più idoneo in uno schema tattico precedente o per te è uguale? Ecco. Ma guarda, credo che sia semplicemente leggermente differente come compiti, diciamo, facendo il quinto. Ho un compito un po' più offensivo, magari posso dare una mano alla squadra più in fase offensiva, e facendo il terzino a 4 devo dare un po' più di solidità in fase difensiva. È semplicemente un ruolo un po' diverso, che poi anche in base all'andamento della partita, magari anche giocando a 4, magari può esserci anche la possibilità di andare spesso in fase offensiva se la squadra... Se la squadra va bene. Se hai sempre un cosiddetto regista difensivo, capito? Quello che volevano, pareva che volesse fare Masavu. No, comunque per me, nel senso, è indifferente. E ovviamente so che ho due compiti diversi in base alla... agli schemi che vengono. Sì, certo. Si è parlato di una difficoltà in mezzo al campo, si è parlato di una squadra che deve lavorare tanto, l'ha già fatto prima ma deve continuare perché i risultati non ci sono, ma dal punto di vista temperamentale, dal punto di vista del carattere è difficile lavorare perché comunque certe caratteristiche lo sia o non sia, soprattutto per i ragazzi, perché giocare a Chieti non è un ambiente facile, tu lo sai bene, l'hai passato l'anno scorso, ecco, come, cosa consiglio dai a questi tuoi compagni e come possono affrontare anche il futuro? Guarda, io in questa piazza si è giocato anche a 17 anni, quindi so cosa si prova ad essere così giovani. Sicuramente è un impatto importante alla loro età, però è una cosa che ti fa crescere tanto. Bisogna capire che loro hanno meno responsabilità di noi, quindi devono stare più tranquilli. Inoltre, nonostante il risultato, oggi la tifoseria ci ha comunque incoraggiato, quindi non credo sia un ambiente comunque, diciamo, ostile o che ti porti a... diciamo, non hanno tante responsabilità, però è evidente che gli under fanno parte del gioco, ce ne sono tanti in campo quest'anno e quindi devono dare il loro. Certo, ti parlo di responsabilità, diciamo, quando viene chiuso il cerchio, se ci sono delle colpe sicuramente sono più nostre rispetto a loro, quindi sicuramente devono viverla in maniera più tranquilla. Giocatori come Palumbo addirittura in tribuna, come mai? Queste ovviamente le scelte non le faccio io, quindi le fa l'allenatore, quindi su questo non so risponderle. Stasera Chieti in zona play-out, voi come gruppo credete nella salvezza? Aspettate qualcosa, qualche aiuto a dicembre dal mercato invernale? Allora, sull'argomento mercato credo che ovviamente sia la società a doversi esprimere, non i calciatori. Noi non è che ci crediamo, noi dobbiamo crederci assolutamente, perché è il nostro compito. Se non ci credessimo non staremmo qui e saremmo già andati via, quindi ci crediamo sicuramente. Posso? Grazie. Un'altra cosa, è vero, senti, l'avverti anche tu che Serra ha passato quel momento di indecisione, sta diventando sempre più padrone della propria porta. Sì, vero? Sì. Perché è una sua... non lo so. Sicuramente giocare ti aiuta a prendere sicurezza. Di domenica in sicurezza. Certo, avete notato anche voi che c'è più una sicurezza. Sì.